Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800-03-0407. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Vittoria sul filo di lana per la pizza alla boscaiola di Maria Casale, che per un soffio ha avuto la meglio sulla pizza ai cereali della esordiente Daniela De Bonis. All'interno del ristorante pizzeria Schiavone e Co dell'ippodromo San Giovanni con Franca Minucci, attrice e regista, veniamo a commentare questa edizione di Pizza in Tour. Com'è andata? Beh, è andata molto bene, le pizze erano fatte molto bene sia nell'impasto, che ci è sembrato sempre molto giusto, no? Cresciuto al punto giusto, tra l'altro sono arrivate tutte calde, quindi appena fatte, quindi anche questo tipo, insomma, di servizio è stato molto efficiente e ci è sembrato veramente che desse qualità ulteriore ai prodotti, ovviamente, come succede nella pizza. La pizza bisogna mangiarla calda. Ecco, ci è sembrata anche una grande prova perché si sono molto cimentati in fantasia, hanno anche sperimentato in fondo degli accostamenti nuovi. E parlo della pizza non soltanto ai cereali, perché ha unito anche poi, diciamo, un valore anche proteico ulteriormente, diciamo così, con la carne, perché in qualche modo ha messo una fetta di mortadella. Anche la mortadella non è una cosa che spesso si vede sulle pizze, però devo dire che era anche una bella fusione di profumi, di sapori. Ecco, così come con le altre, sono state sempre così sperimentate delle nuove versioni, no? E anche una fantasia nuova, la pizza si presta in questo, perché la pizza in qualche modo è un piatto base sul quale puoi poter lavorare, no? Poter creare, poter inventare, quindi è questo che hanno fatto le nostre casalinghe. Anche le birre sono state all'altezza della situazione, firmate sì. Golden Rose di Pianella, questa bella azienda, e poi quelle firmate dall'azienda Fienis di Montesilvano. Sì, assolutamente sì, hanno avuto veramente un bel posto nel nostro incontro, perché non hanno spento e non hanno rafforzato il valore della pizza, ne sono state molto sobrie, molto equilibrate proprio nei sapori, perché a volte ci sono delle birre che sono troppo forti o sono troppo violente, sono troppo protagoniste. In questo caso ci sono sembrate giustissime. Se lo chiedono ancora in tanti, ma secondo Franca Minucci, dove e quando è nata la pizza? Ma io no, questa è, ecco, una domanda alla quale non saprei rispondere, insomma, un pochino come la pasta asciutta, ecco, la pizza nasce... Ci sono tante versioni. Ci sono tante versioni e credo che nasca veramente, insomma, nella notte dei tempi. È come la pasta, è come un piatto di prima necessità e quindi nasce veramente molto molto lontano da noi, insomma. E comunque è arrivata fino a noi, ci piace molto, la pizza ha sempre un suo grande fascino. Quando vogliamo andare fuori per stare un po' insieme, cioè non si dice andiamo a mangiarci una pizza, che significa anche tanto altro, significa andiamo a parlare, andiamo a dialogare, ad incontrarci, insomma stare bene in leggerezza, in allegria, ecco, la pizza è tutto questo. Anche Franca prepara delle buone pizze, è bene saperlo, sì, certo. Ma
Ecco, cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? Ma intanto credo molto l'impasto, il tempo che deve crescere, insomma. Oggi si parla molto e si fanno tutte queste pizze con un lievito madre, un lievito che quindi non ha, diciamo, delle lievitazioni artificiali, tra virgolette. E questo, anche se più lento, dà però alla pizza un altro sapore e dà soprattutto un'altra digeribilità. Io credo che man mano siamo arrivati ad avere anche su questo, insomma, essere molto esperti anche di questo. E le pizze sono diventate oggi veramente particolarmente buone e non danno nessun ingombro neppure allo stomaco e alla pancia, come una volta poteva anche succedere. La signora Ascensina Evangelista, presente questa sera in giuria al ristorante Schiavone dell'Ippodromo San Giovanni, per questa serata molto interessante legata al tour delle buone pizze, Pizza in Tour. Come ha trovato l'iniziativa? Veramente eccezionale, una bellissima iniziativa. Abbiamo assaggiato delle pizze valide, senz'altro. Complimenti alle signore. 11 elaborati, pizze davvero per tutti i gusti. Qual è quella che lei ha apprezzato maggiormente e perché? Sì, ho apprezzato le ultime due, perché pizza ai cereali e pizza all'ortolana. All'ortolana, dove erano veramente ben presentate, la cottura era eccellente. E anche, diciamo, gli ingredienti, le pizze erano ricche di ingredienti, quasi tutte chiaramente, però ecco, magari a chi mancava un po' di sale, piccolezze, diciamo. D'altronde sono state le casalinghe le protagoniste di questa gara. Bravissima. In una manifestazione che ha visto pizze cotte con il forno a legna, quindi ancora più difficile. Esatto, e abbiamo tenuto presente anche questo, credo, come la maggior parte, sia io che la maggior parte della giuria. La serata si è conclusa poi con la degustazione degli ottimi liquori che portano la firma di Evangelista, un'azienda che si trova a San Giovanni Teatino e che è leader nel settore. Nella precisione, che cosa producete? Il Poncio Abruzzo, l'azienda è ultracentenaria e ha iniziato proprio col Poncio Abruzzo, che è ritenuto il leader qui in Abruzzo. E abbiamo un'azienda tradizionale, quindi, ma aperta anche all'innovazione. Infatti, su richieste estere abbiamo creato prodotti come l'aici, meloncello, e adesso anche a giugno uscirà la genziana affumicata. In un settore come il vostro, quello dei liquori, dominato dalle grandi aziende nazionali ed internazionali, una realtà come la vostra come si colloca nel mercato? Diciamo che il processo è più lento, richiede un po' più pazienza, però la qualità finisce per vincere sempre. Infatti abbiamo recentemente conquistato, possiamo dire conquistato alcuni mercati esteri, soprattutto Londra, dove facciamo da padroni. Evangelista, i bartenders dei locali più raffinati, più esigenti, stanno impazzendo a creare cocktails con il nostro Ratafia, col Punch, con la genziana, addirittura col Centerbe. Siete l'orgoglio dell'intero territorio. Dove vi trovate qui a San Giovanni Teatino? Siamo vicino all'aeroporto, in via Terno, zona Dragonara. Al ristorante Pizzeria Schiavone dell'Ippodromo San Giovanni, presente in giuria anche il professor Achille Renzetti per Pizza in Tour. Come ha trovato la manifestazione, professore? Come sempre eccellente. Io voglio ricordare chi ci ascolta da casa, la parola più famosa al mondo qual è? Pizza. Pizza, esattamente. Lo troviamo dappertutto, in Asia, in Africa, dappertutto, e non solo, ma si chiama pizza dappertutto, ciò che è diverso per tutte le altre parole. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Lei è tornato dalla Thailandia, come si prepara, come si gusta, come si mangia la pizza in Thailandia? Ma adesso devo dire che molti italiani si sono insediati e fanno arrivare i prodotti tipici per la preparazione della pizza lì, e diciamo che non c'è tanta differenza, a parte direi l'acqua, ma altrimenti la farina, la mozzarella, tutto. Però costa, facevo un esempio. Ecco, quanto costa? Uguale qui, se non di più, tenendo presente che lì la vita è molto... diciamo che si spende poco, quindi la pizza, ho visto che la pizza margherita costa circa 5 euro, qui costa 5 euro, però danno oltre la Coca-Cola anche le patate fritte, insomma c'è una differenza. E allora, in base alla sua esperienza, professore Renzetti, come si prepara una buona pizza? Io dico che al di là della farina, al di là dell'impasto, lievitazione,
Poi c'è il discorso del companatico, quello che è, quindi coniugare la parte bassa e la parte alta, nel senso la parte che va a ricoprire, è molto difficile. A volte si trova che il companatico è eccellente, però la pasta non ha avuto quella cottura o quella lievitazione come merita. Oppure noi troviamo una pizza che si combina le due cose in modo eccellente e allora è speciale. Il solito dilemma di sempre. Lei preferisce accompagnare la pizza con un buon bicchiere di vino o un buon bicchiere di birra? Senza dubbio, birra. Dottor Alessandro Della Sciuca, questa sera non parliamo di sport, non parliamo di medicina, ma parliamo di buone pizze. Pizza in tour a San Buceto, che serata ha trascorso? Una bella serata, anche perché ho potuto assaggiare insieme a degli splendidi amici. Ho potuto assaggiare delle pizze che non avevo neanche assaggiate. Io sono un amante della pizza, come amante della pizza tutta la mia famiglia, la mangiamo molto. Però questa sera ho avuto l'opportunità di assaggiare veramente delle pizze che non avevo mai potuto gustare, insomma. Tipo, quindi, vogliamo fare qualche nome, qualche riferimento? Ma la Boscaiola, per esempio, a me è piaciuta moltissimo, devo dire. E anche come... diciamo digeribilità, come leggerezza, devo fare veramente i complimenti perché è stata per me una novità. La pizza fa parte della dieta mediterranea, lei è un dottore, un professionista della sanità, quante pizze, quante volte si può mangiare la pizza in una settimana? Ma la pizza, certo, ogni cosa va presa nelle giuste proporzioni. Secondo me la pizza la si può mangiare anche due volte a settimana, non è che sia una limitazione. Poi ci sono, oggi si parla tanto di intolleranza, oggi si parla purtroppo di questo benedetto glutine, le farine che sono molto ricche di questa proteina. A volte parecchi, almeno da quello che la mia professione mi porta a conoscere quotidianamente, che ci sia una sensibilità soprattutto verso questa proteina. È una proteina essenziale alla nostra dieta, però purtroppo da parecchio tempo c'è un aumento, diciamo, di pazienti che lamentano questa sensibilità nei confronti del glutine. Con la pizza meglio il vino o la birra? Ma io dico sicuramente la birra. A presiedere la giuria il vice sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, 11 elaborati in pizza in tour al ristorante pizzeria Schiavone, una bella iniziativa che ha richiamato tanta gente. Lei come l'ha trovata? Veramente eccezionale, sono stato onorato di rappresentare questa sera le presidenze della giuria, una giuria brava, attenta, che ha gustato, me compreso, le vere pizze ottime che le cari signori ci hanno fatto assaporare. Ha vinto la manifestazione la pizza alla Boscaiola, ma in tutta sincerità, in tutta franchezza, è stata la pizza più votata anche da lei? Sì, io ho messo un bel 5, si può anche verificare senza problemi, così come ho messo altri 2-5, perché non era la sola ad essere veramente buona. Però alla fine la giuria ha fatto la somma. Allora, se lei è un intenditore, cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? Innanzitutto la lievitazione, la lavorazione delle pizze e poi giustamente gli ingredienti, in primis l'olio. Ci troviamo in una bella struttura, purtroppo chiusa, l'ippodromo San Giovanni, che ha fatto parlare l'Italia intera per un'area che dovrebbe essere valorizzata maggiormente. Sì, sposo in pieno questa osservazione, anzi mi auguro che questa struttura possa essere rilanciata e sfruttata così come meriterebbe, perché è una bella struttura che dobbiamo riqualificare. Vice Sindaco, per il resto lei questa sera è riuscito a rilassarsi, magari a non pensare all'attività, all'intensa attività amministrativa? Impossibile non pensare all'attività amministrativa, questo lo dico con franchezza e sincerità, perché chi è impegnato deve essere sempre impegnato, però è stata una serata veramente interessante, rilassante, insieme a voi tutti, grandi cari amici. Prima volta in giuria per il dottor Gianni Di Clemente, pizza in tour, come ha trovato l'iniziativa? Prima volta per le pizze, avrei preferito quelle di bellezza dove lei molte volte partecipava. Comunque io non sono un buon gustaio, però penso di saper dare dei giudizi sulla qualità della ecco, pizza. Ecco, 11 pizze, qual è quella che lei ha apprezzato maggiormente e perché?
E dovrei ricordarmi come si chiama, mi sembra che era tra le prime, mi sembra la seconda, quella con i funghi. Quindi alla Boscaiola. Benissimo, ho dato la mia preferenza, il voto più alto. Secondo lei cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? Una buona tecnica di base, l'utilizzo di ingredienti freschi e genuini, la fantasia, cosa? Forse i primi due. Perché senza prodotti genuini non si fa nulla di buono. E la tecnica è necessaria. Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Caffè? Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.